Bentornati, fratelli di Tuberanza, in un nuovo episodio nell'Hero Colosseum. Per la precisione, Draft Colosseum, la serie in cui, dopo aver aperto due pacchetti, vado a creare un deck in questo gioco. Dopodiché, mi fiondo nelle classificate cercando di vincere con il Draft Deck. Ma questo, ragazzi, lo vedrete tra poco, perché prima di iniziare lasciate un bel pollicione all'insù per supportare questi video. Devo, ahimè, darvi una bruttina notizia, ovvero che i pacchetti mi stanno finendo. Dopodiché, raga, io ne dubito fortemente che continuerò a comprarli. Quindi vedremo se magari fare, o meglio, tornare a fare dei deck competitivi. Oppure vedremo, magari se mi contatta qualcuno che distribuisce le carte, potremo continuare questa serie. Insomma, tutto questo lo vedremo e ne parleremo successivamente. Cilai e Lemo, che nel gioco non esistono. Gokua non esiste. Son Goku e dietro c'è Dende, ma Son Goku potrebbe essere buono. Junior, raga, GG. Son Goku, preparazione alla fusione, potrebbe andar bene. Majin Buu, male puro, questa non esiste, perciò vabbè. Forse mi devo avvicinare un po' di più, raga. No, però dopo mi taglio la testa. Ercole, Mr. Satan non c'è. Colpo di grazia, raga, Gogeta Super Saiyan Blue, questo c'è e lo inseriamo. Spada dello spirito, signori, qui c'è Veget. Ma posso inserire per l'ennesima volta Veget? Sì, perché no. Vegeta, preparazione alla fusione, e va bene. L'amore paterno risolve la situazione. Niente di che. L'ultima carta è un Krillin. Ok, va bene. Ragazzuoli, fatemi dare un'occhiata. Allora, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 carte per poter creare il deck. Sapete che vi dico? Sono sufficienti per spaccare tutto. A tra poco. Allora, ragazzuoli, questo è il risultato del draft deck. Ora, io ho cercato di creare un deck aprendo un solo pacchetto, perché devo cercare di risparmiare pacchetti per fare più episodi. È chiaro, no? Però, tutto sommato, non è venuto malaccio, perché ora Son Goku non c'è normale, l'ho messo Super Saiyan. Gogeta blu ce l'abbiamo, quindi Gogeta blu. Junior normale ce l'abbiamo e quindi l'abbiamo inserito. Veget con la spada dello spirito ce l'abbiamo pure. Vegeta normale non ce l'ho e quindi l'ho messo Super Saiyan. Quindi bene o male abbiamo rispettato il draft deck. Ora, quale strategia andremo ad utilizzare? La strategia di Junior, Gogeta e Veget la conosciamo benissimo. Junior centrale, poi Veget lo possiamo mettere dietro a Junior, sul lato destro possiamo mettere Gogeta. Poi, in base al nostro avversario, possiamo decidere di lasciare Junior da solo centrale e sul lato destro inserire Veget e davanti Gogeta. Vedete, Veget si può schierare tutto a destra, seconda fila, mentre Gogeta tutto a destra, prima fila. E questa è una cosa niente male. Niente male è anche questo Goku, che può andare praticamente a braccetto con il nostro Gogeta blu, perché lui si può schierare sempre nelle retrovie, ma parallelo al Gogeta. Vedete Gogeta? Tutte e due prima fila, mentre Goku tutte e due seconda fila. Questa potrebbe essere una strategia molto interessante, anche perché questo Goku ha un'abilità estremamente buona. Ok, però dobbiamo fare molta attenzione. Mentre questo Vegeta, questo Vegeta, raga, si potrebbe schierare insieme anche a Gogeta, ma non lo so, non lo so. Certo che come attacco e come abilità questo Vegeta è più forte. Vabbè, vabbè, comunque proviamo. È chiaro, raga, che non si può fare una strategia prima ancora di aver giocato o di essere in partita, perché dobbiamo regolarci in base all'avversario, ok? Dai, andiamo a cercare. Andrea Manu 74, signori, livello 84 con un botto di punti. Ora, l'obiettivo sarà quello di fare la più bella figura possibile con questo draft deck.
ce la possiamo fare, perché strategicamente ci siamo. Giochiamo con due miniature in meno, perché ne abbiamo due al 60 e non al 99. Quindi figuratevi se possiamo essere competitivi. Però diciamo che siamo competitivi al 70%. Ok, guardando il suo deck siamo competitivi all'1%. ragazzi, questa è ignorantissima. Sta partita mi dispiace, raga, ma non vi posso garantire assolutamente niente. Assolutamente niente. Mo, il massimo che vi posso dire è che io ci provo. Io ci posso provare. Ma c'è quella Towa che, raga, mamma mia, se è fastidiosa. C'è capitato un avversario con un deck molto competitivo. Molto, molto competitivo. Oh, attenzione però. Attenzionissima però, Molta attenzione, perché noi facciamo due attacchi diretti pazzeschi. Interessante come cosa, Ok, lui attaccherà per primo. Va bene. Ci può stare. Ci può stare, ci può stare. Perderemo Junior. Perderemo Junior, raga, perché il Goku ultra istinto con la base rossa mena come un fabbro. Mena come un fabbro. 22.000 di punti vita. Ora, Gogeta e Veget ce la possono fare a togliere 22.000? Io la vedo molto difficile. Io la vedo molto difficile. Questo mi sfonna. Questo mi sfonna, raga, ve lo dico. Tomf. Vabbè, lo sapevo. Lo sapevo. Attenzione, perché qui potremmo dire la nostra, Ah, ok. Buono l'attacco bonus. Buono, buono, buono. Buono, buono. Ora, se anche Gogeta fa l'attacco bonus, signori, forse possiamo aver vinto. 13.000? 13.000 sono tanti, no, infatti, 13.000 sono un po' troppi. Sono un po' troppi, effettivamente. Va bene. Va bene. Che mi invento adesso, raga? Io adesso che cosa mi dovrei inventare, per esempio? Lui si aspetta che io chiaramente vada a schierare da una parte sola. Io però, raga, adesso me la devo giocare. Io adesso me la dovevo giocare per forza in questo modo. Me la dovevo giocare per forza così. Allora, il suo deck è molto simile a quello che noi creammo un po' di tempo fa. Però io non ce la faccio a buttarglieli giù, mi sa. Mi sa proprio di no. E tantomeno non riuscirò ad attaccare per primo. Di poco, ma affidiamoci un attimo alla fortuna, raga. Magari non trova il 300, ma figuratevi se non trova il 300. Va bene, va bene, va bene, va bene, ci sto. Allora, la questione è semplice. Se non uccide il mio Gogeta, io potrei aver vinto. Vabbè. Ok, raga, a livello 60 Vegeta, non è che poteva fare i miracoli. Ok. Resisti, fratello, resisti. Madonna! E che sei? Male. Malissimo. Malissimo, raga. Mi sono rimaste due miniature, di cui una è al 60. Ora io che cosa gli potrei dire? Che cosa gli potrei dire? Niente. Cioè, anzi, vi posso dire la verità. Vi posso dire la verità.
Noi ce la siamo giocata molto bene, raga. Noi ce la siamo giocata molto bene. Moltissimo, anzi. Moltissimo. Ah, porca di quella vacca. Si è posizionato lì per togliermi l'attacco supremo. Va bene, ci sta. Cioè, non potevamo farci assolutamente niente, raga. Attacca anche prima lui, cioè. Per noi questo match era impossibile già dall'inizio. Ma non importa, ve lo ripeto, raga, non importa. Cioè, noi non stiamo facendo questo draft Colosseum per poter vincere, ok? Noi lo stiamo facendo per poterci divertire. Fuori di testa. Fuori di testa. Fuori di testa totalmente. Fuori di testa totalmente. Vai, Goku! Bravo, fino alla fine! Dai, boom, 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 boom! Sì! Lui ci toglie 10.000, noi togliamo 3.000! Bello! No, raga, ste miniature, che io non utilizzo mai, non le porto al 99, perché non ha molto senso. Capito? È un po' no senso come cosa. C'ho l'attacco supremo, e quindi... Che cosa pensate che io possa fare con una miniatura a livello 60 contro 3 al 99 di cui un Go Ultra Istinto? Pazzesco. Dai, che la lancio la Genkidama. Sì! Sarebbe perfetto, non può succedere. Però che tipo con la Genkidama gli faccio fuori tutti. Siamo tosti a morire. Siamo tostissimi. Va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Vi dico solo che con un deck non competitivo lo abbiamo lasciato a 3961. Non bisogna aggiungere altro, signori. Non bisogna aggiungere altro. Abbiamo giocato benissimo. Benissimo. Non ci possiamo lamentare. Ho perso 35 punti. Il gioco si è accorto che me la sono giocata un po' così. No, 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 no. Va bene così. Ragazzuoli, che cosa posso dirvi? Nell'episodio precedente ci è andata molto bene perché il nostro avversario aveva un buon deck, ma non tanto buono come questo. Cioè, Towa, Goku Ultra Istinto, Veget, insomma, miniature abbastanza importanti. Cioè, raga, il Goku Ultra Istinto fa troppo male. Ora, mi sta benissimo tutto, però non potevamo pretendere di vincere questo match. Però, se vi posso dire la mia, mi sono divertito. E mi sono divertito a tal punto che voglio continuare questi Draft Colosseum, che voi ovviamente vedrete sempre e solo qui. E ci tengo a sottolineare solo, perché questa è una mia idea, sempre solo qui su Tuberanza. Signori, e dove se no? Ciao!